Ciao amiche e amici della vostra Gatta Luna, sono qui con tanto di tisana calda perché qui la temperatura, come in tutta Italia, è crollata. Tenete conto che registro il video con un pochino di anticipo perché poi i giorni che starà qui nostra figlia, naturalmente vorrei stare con lei, ecco, e non farò video. La luce è pessima, ce l'ho di qui, ma non ce l'ho sul viso, però pazienza, dai. Faremo lo stesso. Come vi avevo promesso, vi faccio vedere cosa ho comprato alla Sephora, una delle Sephora qui di Napoli, e questa è quella di Galleria Umberto. Allora, avevano House Labs, che è appena sbarcata da Sephora. Voi sapete benissimo che io sono appassionata di questo brand e compravo cose di House Labs anche quando c'era solo il sito americano, perché ben presto hanno tolto la dogana e quindi poi si poteva anche comprare su Amazon Italia. Poi è finita la collaborazione del brand con Amazon, e contemporaneamente era in vendita o sul sito di House Labs, anche dall'estero, senza dogana, oppure nei Sephora degli Stati Uniti. Molte Sephora, non so se proprio tutti gli store. E poi è arrivata la notizia, finalmente, che arrivava anche in quasi tutti i paesi europei. In alcuni è solo online, in altri, come l'Italia, è sia online e sia in store, esclusivamente Sephora. Vediamo cosa ho comperato, grazie anche alla carinissima venditrice che mi ha aiutato tanto, e niente meno mi ha anche riconosciuta. Ammazza quanto siamo famosi. Comunque mi ha dato, parto dagli omaggi, mi ha dato questa bellissima bag di Shiseido, che ha forma rotonda, quindi diciamo molto particolare. All'interno è tutta fiorita, è veramente molto bella, è di una tela grezza molto robusta, con il fondo rinforzato, quindi ci stanno molto bene anche prodotti di skincare, che in genere hanno magari una sezione tonda. Buttiamo via l'essiccatore che non ci serve, dopo lo butterò. E questo è la bellissima, bellissimo sacchettino che mi hanno dato, quindi un omaggio. È della linea Vaso di Shiseido. Poi i prodotti che ho preso sotto il suo consiglio sono tutti di House Labs, tranne anche un paio di cosine della nuova linea di Sephora, che pare sia bellissima. Questo è uno dei lip crayon che si chiama Le Monster, e ho preso lo Scarlet Matte, che è un rosso pazzesco, ed è questo qui. Lascio tutto nella scatolina finché arrivo a casa, poi a casa ovviamente, casa intendo casa a casa. Ok. Ed è questo, ed è un rosso semplicemente meraviglioso. È proprio un rosso, il famoso rosso scarlatto. Vedete, ho semplicemente sfiorato la pelle e viene fuori sta roba. Cioè, sono matite labbra che però possono tranquillamente fare da rossetto. Sono morbidissimi, matte, ma non seccano. Poi ho preso, sempre di House Labs, un bronzer vellutato. Sono usciti dei nuovi colori. Io ho quello, sicuramente uno chiaro, questo qua è un pochino diverso, è uno dei nuovi colori, sempre molto chiaro, ed è il light, bronzed amber, non so, light, ce la posso fare, naturalmente ha un doppio packaging, così questo anche per trasportarlo. Questo è il packaging primario. Anche quello che ho a casa, già questo packaging, ma il colore è diverso. E questo, come vedete, è un po' più scuro di quello che ho io, è un po' più estivo, però vi assicuro che sulla pelle è una meraviglia. È questa roba qua, cioè, vabbè, ve lo swatcho e potete ammirare la delicatezza del colore, non è troppo scuro. Poi rimetto tutto a posto. Io metto tutto a posto. Poi ho preso, sempre di House Labs,
il Bio Radiant Gel Powder, è un illuminante. Io ho già un colore che mi sembra che si chiami Sunstone. Ho preso questo qui che si chiama Moonstone, quindi è freddo. Quello lì aveva quello lì che ho io, ha una nota dorata non invadente. Questo invece è proprio veramente, veramente, veramente freddissimo. Moonstone. Ce n'è anche uno, se riesco ad aprirlo, ve lo faccio vedere. Ci vorrebbe, sapete cosa ci vorrebbe? Un coltellino. Vediamo se abbiamo, ecco, scusate il braccio che invade lo schermo, ma qui diciamo la situazione è quella che è. Vediamo se con questo riusciamo a fare un po' da leva. Datemi una leva e vi solleverò il mondo. Infatti ce l'abbiamo fatta. Anche qui c'è un packaging esterno doppio, sempre per proteggere durante i viaggi. La facciamo, estraiamo, vedete che è ben protetto. Ecco qua, qui c'è il packaging primario, vedete, bello traslucido con una nota quasi rosata. Lo apriamo e vi faccio vedere questo illuminante che, voglio dire, più freddo di così credo che non può esistere. Bello, vedete? Insomma, è proprio una meraviglia. Lo metteremo a posto, metteremo via. Poi di House Labs credo basta. Poi mi ha consigliato di Sephora questa terra per contouring in stick, che non so come si può aprire, forse così, perché vedo che c'è, no, però forse sono, sì, qui si può, vabbè, questo poi lo leggeremo, lo guarderemo su internet, perché vedo che c'è un'etichetta, ecco, questa va tolta. Ne gioco forza. E qui c'è lo stick, quindi ripeto, questo è un prodotto di Sephora ed è una terra freddissima, ma è stupenda. Questa poi vedi la sfumata, è sfumabilissima, morbidissima sotto le dita, guardate come si sfuma bene. E avete la vostra terra, tanto mi sto, chi mi segue lo sa, un po' convertendo ai prodotti in stick cremoso, insomma, sono veramente ottimi su una pelle un po' agée. Poi, sempre di Sephora, mi hanno consigliato questo prodottino che è uno stick per le labbra. Anche qui bisogna tirar via, qui strappar via, vedo che c'è, ecco, c'è un. Ecco qua, un idratante labbra, traslucido qui il pack, qui invece è un rosa pallidissimo con la scritta Sephora. Vediamo il nome. Numero 20, Sheer Shine Brilliance Naturelle. E questo è per le vostre labbra. Lo possiamo anche provare in diretta. Sì, lo so che non vedete un accidente, cerco di, scusate la veramente cosa scrausissima. Ecco, guardate sulle labbra. Ecco, qui non si vede nulla, ma anche perché sotto c'è un po' del rossetto precedente, però è brillante, completamente in colore. La manuna. E ve lo posso swatchare qua. Ed è bellissimo. Aspetta, ve lo metto qui, magari forse qui si vede meglio. Non so se si vede. Eh no, purtroppo la luce è quella che è. Ah, qua, 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 qua. Qui è venuto forse meglio. Vedete? Ditemi che si vede qualcosa. Comunque è lucente, super idratante. Ho detto che ne vendono tanti, ok. Gli omaggi, oltre alla cosa di
Shiseido, mi hanno regalato, vabbè, i soliti profumini, l'eau de parfum J'adore, famosissima, Sauvage eau de parfum per uomo, quando quello pubblicizzato da Johnny Depp, vabbè, per quello che la gente lo compra, Capture Total Alpha Firming and Wrinkly, quindi è una crema anti-età sostanzialmente, di Dior, campioncino che contiene praticamente nulla, sarà forse un, sì, è un millilitro, quindi lo mettete una volta. Poi invece più interessante, 30 millilitri di questa spuma detergente multiazione, e può essere usata anche come maschera purificante di Perfectly Clean di Estée Lauder. Questo è interessante, 30 ml, ci fate una bella vacanzina. Questi sono prodottini di Sephora, perdonate così la location che è quella che è, l'inquadratura che è quella che è, la luce che è quella che è. Noi oggi andiamo a vedere le catacombe di San Gennaro. Alla prossima, fate quello che vi fa stare bene.